Dare il benvenuto al telefono con noi il team manager della Battipagliese 1929, glorioso club della nostra provincia, Marcello Dauria. Buongiorno Dauria. Buongiorno a te Antonio e a tutti i radioascoltatori, al presidente di Conte in studio. Abbiamo toccato insomma la lingua batte dove il dente duole, no? Parlavamo prima di strutture sportive, perché si lamentano un po' tutti, dalla Salernitana che non ha un posto dove creare il centro sportivo, lo stadio da riammodernare, anche loro si sono, quindi la Salernitana femminile hanno messo insomma mano alla tasca, si stanno realizzando il proprio centro sportivo. Vogliamo parlare della Battipagliese che ha fatto un campionato senza il Pastena? È iniziato subito allora con... Ho scaldato subito gli animi. Sì, purtroppo questo è rammarico perché è un rammarico, c'è una sconfitta totale di tutti, dello sport, perché lo sport senza aggregazione, senza i tifosi, al di là delle categorie, se sentivo pure l'altro giornalista per quanto riguarda, ecco, la mancanza di organizzazione ora anche in Serie A per questa decisione di spostare o meno, e noi abbiamo avuto questo problema tutte le settimane cercavamo quasi la cortesia sempre con garbo e ringraziamo tutte le strutture della provincia che ci hanno ospitato. Poi non sapevamo mai se era porte aperte o porte chiuse, quindi i tifosi che volevano organizzarsi, noi purtroppo non abbiamo mai avuto i tifosi vicino, e questa è per una società gloriosa come la Battipagliese è il rammarico più grande, perché quando abbiamo preso in mano questo progetto l'abbiamo preso proprio perché noi siamo i primi tifosi. Siamo questo gruppo di amici, siamo imprenditori, professionisti e crediamo nel progetto, però non vedersi i tifosi è una sconfitta dello sport, una sconfitta della nostra città. Poi parliamo di una delle tifoserie più belle della nostra provincia, di quelle più passionali. Ma infatti anche qua voglio fare subito un appunto, perché al di là del problema campo, cioè noi non siamo stati neanche rappresentati dalla nostra città proprio per calmare tutto quello che noi ci portavamo dietro con la vecchia tifoseria, ma poi non c'è mai stato un problema serio, ecco, perché noi sono tutte nuove generazioni dei ragazzi che si vogliono avvicinare allo sport, che li vogliamo, ecco, togliere dalla strada, perché almeno dargli un hobby, un obiettivo e farli stare vicino alla nostra società che è giovane, e siamo imprenditori che stiamo togliendo del tempo e soprattutto stiamo dando, ecco, cercare di dare un'immagine nuova a questa società, anche perché c'è una alle spalle come non c'è mai stato anche un settore giovanile importante. Parliamo di un settore giovanile già con 150 iscritti, quindi... E ricordiamo che la Battipagliese qualche anno fa è stata campione d'Italia con la categoria Berretti, insomma, esatto. Battipaglia è sempre stata fucina di talenti, ricordiamo anche realtà vicino a voi tipo la Spes Battipaglia che per tanti anni ha sfornato fior di calciatori. Ma io voglio anche precisare che far crescere la città del proprio paese va a creare anche una collaborazione con tutte le altre società calcistiche e dilettantistiche, perché poi molti giovani fanno tutta questa che è la gavetta di questa scuola calcio, poi arrivano a 14-15 anni e questi ragazzi perdono poi i loro stimoli, perché semmai molte società non hanno la forza di poter fare il settore giovanile e quindi si perdono. Anche per i genitori che hanno fatto tanti sacrifici negli anni a vedere i loro ragazzi, al di là non devono diventare campioni, perché devono prima studiare, devono raggiungere degli obiettivi più importanti nella loro vita, però a quel punto si trovano senza più fare sport. E questo è un danno per la società, ma senza strutture è inutile. Sì. Tra l'altro, insomma, io sono del parere che a Battipaglia c'è una sindaca molto attiva, però insomma sul discorso sportivo insomma sono molto contrariato. Tra l'altro ho chiesto a più riprese un'intervista con la vostra prima cittadina
per parlare del problema stadio, perché a conti fatti questa indisponibilità dello stadio, del campo sportivo, avete giocato sempre fuori casa tutta la stagione, possiamo dire, ha inciso negativamente sul risultato sportivo, perché quest'anno c'è stato fino alla fine un testa a testa con tre squadre, Campagna, voi e Real Bellizzi, e voi siete, possiamo dire, crollati alla fine. Secondo me è da quello che ho visto, insomma, i punti li avete persi più in casa che fuori casa. Certo. Questo è in casa, tra virgolette, anche se poi avete scelto ogni settimana, cambiavate anche campo per trovare, come dire, sistemazione. La disponibilità, perché ogni città cerca di tutelare prima le squadre del paese e poi ovviamente gli ospiti. Avete vinto i playoff del vostro girone, siete tra le sei semifinaliste regionali, adesso c'è questa sfida, questo weekend, giusto? Con la Lupo Fidelis. Lupo Fidelis. Perché appena siamo usciti un po' fuori, giustamente... Che squadra è questa Lupo Fidelis? Che è Irpinia? Che cos'è? Sì, è una squadra Irpinia di gioca a San Michele di Serino, quindi diciamo subito vicino a Vellina. In questo momento che cosa succede? È un turno unico, andata e ritorno? No, è un turno unico, noi avendo avuto in classifica una posizione... più svantaggiata, possiamo dire, svantaggiata, loro hanno due risultati su tre fino ai tempi supplementari, in caso di pareggio passano loro, sì. Chi passa questo turno poi accede a una sorta di finale, ultima finale, diciamo, con vincenti appunto delle altre quindi questa finali. È come se fosse, in pratica sono otto squadre in lizza per due posti. Quindi, insomma, questa potrebbe essere una semifinale, quella la prossima sarebbe appunto una finale. Le due vincitrici andrebbero quindi in promozione. Poi siamo anche in finale di Coppa Campania, quindi diciamo siamo in lista per quelli che erano i due obiettivi. State rispettando un po' i piani. Con tutte le difficoltà delle strutture. Io mi riprendo un attimo al discorso, il rammarico è quello che noi vogliamo, anche per poter programmare un eventuale, lo si spera, promozione, di programmare senza la struttura. Diventa complicato. Diciamo pubblicamente, sindaco, assessore, delegati allo sport e chi più ce l'ha ce ne metta, di incontrarci, perché non è possibile programmare senza avere una struttura, anche perché Sant'Anna devono iniziare i lavori, quindi noi l'anno prossimo avremo ancora più difficoltà se non ci danno l'agibilità del passo, che rimane. Proveremo a sentire ripetutamente la sindaca cercando di avere risposte. Infatti, aiutaci anche tu, può darsi che sei più bravo di noi non ci siamo. No, sentite. Non sono più bravo di voi, provo ovviamente a darvi voce, questa è l'unica cosa che posso fare. L'ultima domanda riguarda il vostro bomber, come sta Pacello? Sì, purtroppo diciamo non ha avuto fratture, perché noi pensavamo diciamo un infortunio un po' più grave, quindi adesso sicuramente non ce la farà, né lui e né Santese, che diciamo sono i nostri due attaccanti importanti, però ci tengo a ribadire che noi abbiamo una rosa molto competitiva e domenica l'abbiamo dimostrato, che con gli infortuni durante la partita sono stati sostituiti da persone, ragazzi che hanno dato l'impegno tutto l'anno, ormai sono da corso che si allenano, quindi nonostante una prima categoria stanno mettendo tutto l'impegno, e io da persona che vivo più lo spogliatoio vedo l'impegno che mettono quotidianamente, quindi speriamo di vincere, ma indipendentemente dal risultato, secondo me quest'anno già abbiamo fatto il massimo. Certo. Senza campo. Allora io faccio un grande in bocca al lupo alla Battipagliese e al team manager Marcello Dauria, che è intervenuto ai nostri microfoni. Grazie a lei, a tutti i radiospettatori e soprattutto anche al vostro ospite lì. Che saluta. In bocca al lupo anche dalla Salernitana femminile 1970. Grazie. Tornate vincitori, come si dice. Ci proviamo. Partita su partita lo stiamo facendo da tutto l'anno, e la forza di questa squadra è proprio questa, è che nelle partite più importanti riesce sempre a dare il meglio di sé. Molto bene, un grande abbraccio agli amici di Battipaglia. Grazie a lei. Chiudiamo la trasmissione per parlare ancora